Bentornati ragazzi, in questi giorni ero alla caccia di un microfono per la mia Reflex, visto che mi sono stancato di registrare con l'audio interno della mia Reflex, che è quello che state sentendo adesso, e nelle varie ricerche che ho fatto della fascia di microfoni economici mi sono imbattuto nello SpeedyLink Spess. Il prodotto si presenta come tutti i prodotti economici, all'interno di una confezione in plastica trasparente da dove già si intravede il prodotto. Il microfono a clip o a cravatta, più comunemente chiamato lavalier, si presenta con la sua capsula e la sua pinzetta interamente in metallo. È un microfono a condensatore omnidirezionale, significa che cattura anche tutte le voci circostanti e i rumori circostanti, e che con un minimo di post-produzione riesce a restituire una qualità soddisfacente. Ha un cavo di circa 2,5 m che ci permette di allontanarci abbastanza dalla nostra fotocamera, ed è sprovvisto di filtro antipop. Purtroppo non è compatibile con i prodotti Apple, né nessun tipo di smartphone, né iPhone, né Android, eccetera. Ha piena compatibilità solamente con Reflex e PC Windows. Adesso vi farò sentire la differenza dell'audio tra la mia fotocamera e il microfono. Questo è l'audio che restituisce il microfono. Probabilmente sentirete un forte fruscio e il rumore di alcuni elettrodomestici che adesso sono in funzione. Se lo acquistate per usarlo con i prodotti non compatibili, sarete costretti a acquistare un adattatore dal costo di 5-6 euro che potete trovare nei negozi di strumenti musicali o negli store online. In conclusione mi sento di consigliarlo perché comunque il rapporto qualità-prezzo c'è tutto, anche per la manifattura, perché comunque un cavo di 2,5 m, una clip in metallo, microfono e clip in metallo non è facile trovarlo. E tutto sommato la qualità non è male con un minimo di editing in post-produzione. E con 8 euro appunto avrete un microfono che sicuramente non è l'audio della vostra Reflex. Bene, per questo video è tutto, spero come sempre di esservi stati d'aiuto e noi ci vediamo alla prossima.